Sapevi che sarebbe successo questo quando è comparsa la Sentinel. Bisognava abituarsi, almeno cercava di fare del bene. Di mettere più fondo, senza guerra. In realtà, con i droni che fanno i lavori pesanti, non sarebbe così. Dimmi che ti serve. Cominciamo il tuo tour di Erwan? C'è anche un negozio di souvenir? Certo. Bang, bang! La base navale non è stata chiusa anni fa. Da dove arrivano? Le api e i fiori, Nomad. Abbiamo 3 generazioni che vivono qui. Ad essere sincera, non mi piace che voi soldati siate qui. Mettete in pericolo i bambini. Ma il mio vecchio è un vero patriota, quindi non vi volteremo le spalle. Vieni da me per equipaggiamento e risorse. Tu e le tue truppe potete sistemarvi là. Se vuoi sgranchirti un po', parla con il sergente Rowan Brown. Era nei SAS neozelandesi. Gli piace perlustrare l'isola in cerca di quelle truppe d'élite. Si fanno chiamare lupi, ma Rowan piace scontrarsi con loro. E nella sala operativa lavoriamo alla logistica. Di solito ci trovi Mads. Qui c'è un ingegnere della Skeltec, Jericho. È preoccupata per ciò che succede su un'altra isola. Portati qualche amico se vuoi andarci. Come ho detto, non vi volteremo mai le spalle, ma è meglio che non mettiate in pericolo questa comunità. Oh, secondo me sai già che è in pericolo. Ma fidati, vi terrò io al sicuro. Speriamo basti. Avresti mai pensato di finire qui? Ho discusso con un soldato. Hai sentito? Balla da una cura. Ormai non credo più a niente finché non lo vedo con i miei occhi. Il tuo amico? Se la cava. Grazie per l'aiuto. Ma hai sentito di un certo tenente colonnello Walker? Il tizio che lavora con le truppe che si fanno chiamare i lupi? Era il consulente militare per la Skeltec. So che era un operatore. Lo conosci? Sì, ci siamo già incontrati. Ma che sguardo cattivo. Qualche grande piano? Come me ne vado da qui? Certo. Lasci noi gente normale al nostro destino, eh? Auckland è a 2000 chilometri da qui. È un sacco di strada da fare con la coda tra le gambe. Non voglio scappare. La USS Wasp è a pochi chilometri dalla costa. Se la raggiungo, posso tornare coi rinforzi. La Wasp, eh? Un branco di marinai in giro per la nostra isola non mi entusiasma. C'erano anche alcuni marine a bordo. Oh, beh, allora.
Senti, sarò diretto con te. Sappiamo di non avere chance contro delle ex forze speciali. Quindi alcuni nostri amici, sia coloni che impiegati della Skelltech, abbandoneranno l'isola con delle barche. Potrai dargli protezione sulla Wasp? Assolutamente. E va bene. Ti dirò dove sono le barche. Ok, puoi anche rilassarti un po'. Questo sarà il momento di pensare al futuro. E avremo bisogno di te. Il futuro? Dobbiamo decidere tutti. La Sentinel ci ha attaccati con un virus, come codardi. I bambini sono morti. Se viviamo, combattiamo. Lo dobbiamo a chi non c'è più. Penso come te. Ora dobbiamo convincere gli altri. Già, non vogliono che ci sia nessuno al di fuori. Avresti mai detto che sarebbe finito così? Come va? Bene, ma devo farti vedere una cosa. Lì, sul tavolo. Lo riconosci? Sì, è Victor Costa, ex servizi segreti. Io dico che è qui per conto della CIA. Beh, se è una talpa, forse potrebbe aiutarci. Da quello che so, si trova da qualche parte vicino a Channels. Potresti iniziare a cercare lì. Ok, vedrò cosa riesco a scoprire. Hai fatto un bel lavoro. Felice di aiutare, anche se sono ridotto così. Avresti mai pensato di finire qui? Pensavi che sarebbe successo questo quando è apparsa la serie. I miei amici, il comandato, sono entrati nella serie. Sono stati assegnati negli Stati Uniti come sicurezza delle banche, politiche del genere. Per essere in Africa e nel Medio Oriente che accadono le cose così. Aggiungi anche Aurora. Sei pronto per il combattimento? Non so chi siano, ma la cosa è buona. Thank you.
Thank you.